anzi, io così. Allora, abbiamo la coppia dello spazio delle funzioni continue definite su AB a valore in CD con la distanza D infinito, la distanza del massimo, quello che abbiamo visto prima. E vogliamo dimostrare che questo sia uno spazio metrico completo. Per prima cosa, dobbiamo capire qual è che è uno spazio metrico completo. Se una successione di Cauchy è convergente. Se ogni successione di Cauchy è convergente. Appena detto dobbiamo capire quali sono le successioni convergenti, poi quelle di Cauchy. Allora, cosa vuol dire che F con N converge a F secondo la distanza D infinita? Allora, basta applicare la definizione. Se e solo se, per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, la distanza infinita di f con n da f è minore. E questa è la definizione, no? Ma chi era questa distanza di infinito qua? Questo è il massimo per x appartenente da b di f con n di x meno f di x. O no? Quindi in particolare se vale questa, posso dire che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, allora, questo allora l'ho detto prima ma non l'ho scritto perché l'ha scritto, allora invece di scrivere così a posso scrivere così, posso scrivere così, è esattamente la stessa cosa, perché se vale per il massimo vale per tutti i punti, se vale per tutti i punti vale anche nel punto di massimo. Quel massimo viene aggiunto in un punto. Ecco, questa definizione qui si chiama convergenza uniforme. Quindi la convergenza rispetto alla distanza di infinito è quella che si chiama convergenza uniforme. Allora, qual è il punto? Questa è F. Scrivere così significa scrivere che fn di x è compreso tra, anzi col maggiore, tra f di x meno epsilon ed f di x più epsilon. Per ogni x compreso tra x. Cioè che vuol dire? Vuol dire che se io faccio una specie di salsicciotto attorno a F di ampiezza verticale epsilon, da ni in poi le mie F con N saranno tutte comprese in questo salsicciotto. Da ni in poi su ogni punto del mio intervallo AB, mettiamo che questo sia B, sono tutte funzioni continue tra A e B, le F con N devono vivere tra F meno epsilon ed F più epsilon. Questa si chiama convergenza uniforme.
uniforme, per come ve l'ho proposta io, è uno strumento naturale, viene... però non è così naturale in realtà. Quella più naturale è quella che si chiama convergenza puntuale. Cioè, in particolare, vediamo un po' che succede a questa definizione. Questa si chiama convergenza uniforme. Se io sposto questo per ogni x, lo prendo e lo metto qua. Per ogni epsilon maggiore di 0, per ogni x appartenente ad AB, esiste ni tale che se n è più grande di ni, allora f con n di x meno f di x è minore di x. Allora, le due definizioni non sono equivalenti. Una delle due implica l'altra. Cioè, potrebbe essere che se è vera la riga di sopra è vera anche la riga di sotto, oppure potrebbe essere che se è vera la riga di sotto è vera anche la riga di sotto. Siete in grado di capire qual è l'implicazione valida? Dovete ragionare, non dovete, io la parola puntuale non l'ho neanche nominata. Cioè, cos'è più facile per me? Trovare un ni per soddisfare questa o trovare un ni per soddisfare questa? Quella è una condizione ni sopra. Quindi è più facile trovare ni? Allora, è più facile trovare il ni sotto. Perché? Perché questo ni, nel momento in cui lo scelgo, lo posso scegliere solo in base a epsilon. Questo ni lo posso scegliere in base a che? A epsilon e a x. Lo capite questo? Cioè, tu mi fissi epsilon, io ti trovo ni. Tu mi fissi epsilon ed i ed x, io ti trovo ni. È chiaro che mi posso regolare, no? Allora, qui è più facile trovare il ni, perché mi posso regolare su due delle due scelte. Nel gioco posizionale qui, chi sceglie dopo vince. Quindi, qui posso regolare il ni, scegliere il mio ni in base sia a epsilon che a x. È chiaro che se c'è un ni che vale per tutte le x, scelto solo in base a epsilon, va bene pure sotto. Se invece ni è stato scelto in base a epsilon e a x, e poi quello che da scegliere in base solo a epsilon non lo trovo, sotto magari vale e sopra no. Quindi, quale delle due definizioni è più forte? Quella di sopra. Perché se trovo ni in queste condizioni, che sono più restrittive, lo trovo anche qua. Questo è evidente. Qua ni lo posso regolare in base anche a x, qua no. Quindi qua è più difficile scegliere ni, quindi è più difficile soddisfare questa, quindi se questa viene soddisfatta automaticamente anche questa è soddisfatta. Questa si chiama convergenza puntuale. Ma questa convergenza puntuale a sua volta come si può scrivere? Allora, i parametri si possono scambiare. Quindi qua scrivo per ogni x appartenente ad AB, e qua scrivo
per ogni epsilon maggiore di 0. Mentre per ogni resiste, se si scambiano, il significato non è lo stesso, per ogni significa che devi fissare epsilon ed x. O fissi prima epsilon e poi x, o fissi prima x e poi epsilon, è la stessa cosa. Ma scrivere questo, che significa? Tutta questa frase qui significa, il primo pezzo lo riscrivo, per ogni x appartenente da b, il secondo pezzo significa che il limite di f con n di x è uguale a f di x. Vedete, per ogni f esiste ni tale che eccetera eccetera. Non lasciamo stare che ni sta qua, quindi dipende sia da f che da x. Però ignorate la per ogni x che viene dopo, cioè viene prima come posizione, ma viene dopo se noi interpretiamo tutta questa frase come se state. Quello che c'è scritto all'interno del due parentesi significa che il limite di f con n di x fa f di x. Allora, questa si chiama convergenza puntuale. Perché si chiama convergenza puntuale? Perché questa è una convergenza di successioni di numeri. Allora, io faccio f con n di x, faccio il limite rispetto a n e trovo un valore che dipende da x e lo chiamo, cioè, che deve essere f di x. Non lo chiamo, deve essere f di x, la funzione f di x. Ok? Lo chiamo se io non so a priori chi è il limite. Allora, queste definizioni fanno sì che adesso il limite puntuale come si possa calcolare? È molto semplice. Io f non ce l'ho, faccio il limite di f con n di x in ogni punto, se c'è, chiap, lo chiamo f di x. Poi questo è il limite puntuale. Sarà il limite uniforme? Qui nelle osservazioni che abbiamo fatto c'è anche un'osservazione più complicata, cioè se f è il limite uniforme, f è anche il limite puntuale. Allora, però il limite puntuale è più facile da trovare. Allora cosa fai? Prendi la successione f con n, prima fai il limite puntuale e dopo verifichi se è uniforme. È chiaro questo discorso? Allora facciamo degli esempi di successione di funzioni. Esempi. Per comodità allora degli esempi di successione di funzioni. Ah, li facciamo tutti sull'intervallo meno 1, 1. Quindi, non può darsi pure che il dominio sia più grande, però io li considero sempre su meno 1. Allora. Ah. Vediamo un po'. Esempio 1. X fratto n. Esempio, questo è f con n di x. Esempio 2. Facciamo nx fratto 1 più n quadro x quadro f con n di x.
esempio 3. Diciamo maggiore o uguale di 2. Esempio 4. Anzi, mettiamolo tutto sull'intervallo. Vabbè, facciamo esempio 4 fn di x uguale valore assoluto di x alla n. Esempio 5, f con n di x uguale arco tangente di n. Adesso ci dobbiamo studiare tutti questi limiti di funzione. Allora, come si fa? Si studiano prima dal punto di vista puntuale. Allora, esempio 1. X su n. Per n che tende a più infinito, a quanto tende? Come si, cosa si fa? X si tratta come se fosse un parametro. Poi sappiamo che il parametro è compreso da meno 1. Quando n va infinito, è questo che fa? Tende a 0. Quindi f con n tende a 0. Quindi la mia successione di funzioni tende puntualmente a 0. Ci tenderà uniformemente? In questo caso sì, perché se x è compreso tra meno 1 e 1, questo vuol dire che il valore assoluto di x è minore o uguale di 1. Questo vuol dire che il valore assoluto di x su n è più piccolo di 1 su n. Poi chiaramente è maggiore o uguale a 0. Questa che cos'è? È proprio, vuol dire che la distanza infinito di f con n dalla funzione 0 è minore o uguale di 1 su n. Se faccio il massimo questa funzione, la funzione ci devo togliere 0. Poi devo fare il valore assoluto, viene il valore assoluto di x su n. Poi devo fare il massimo. Ma se sm è minore di 1 su n, questo massimo viene più piccolo di 1 su n. N tende a infinito, 1 su n tende a 0. Ah, la cosa si può vedere graficamente, certo che si può vedere graficamente. Allora, la prima funzione era x, la seconda funzione era x mezzi, la terza funzione era x terzi. In generale x su n, vedete che se n è abbastanza grande vive in un salsicciotto, in una striscetta che va da meno epsilon. Quando 1 su n è minore di epsilon, vabbè, la figura mi viene difficile farla bene, no? Però se n è abbastanza grande, capite bene che qua x con n vale meno 1 su n. Qua x con n, x su n vale più 1 su n. Quindi se, n, se 1 su n è minore di epsilon, stiamo nella striscia compresa tra meno epsilon ed epsilon. Se n è più grande, la funzione sempre, f con n è sempre compresa in questa striscia, quindi la convergenza è anche uniforme. Non è niente di complicato. Quindi l'esempio 1 funziona bene. Andiamo a vedere l'esempio 3. Allora,
quando tende n a infinito, quando tende questa roba qui? A 0, perché se n tende a infinito, n meno x o x meno n al quadrato tende a infinito, più 1 tende a infinito, il reciproco tende a 0. Allora, questa qui ci tende puntualmente, ci tenderà uniformemente. Beh, non voglio perdere tempo, in realtà la dimostrazione non è difficile, però voglio farvi capire perché tende uniformemente a 0. Chi è questa funzione? Questa funzione qui, scusate, non serviva n maggiore o uguale di 2 perché c'è questo più 1. Se n era uguale a 1, questa funzione era fatta così. Era 1 fratto 1 più x quadro, solo che invece di avere x c'è cioè x meno 1. Questa è la funzione f1. La funzione f2 come è fatta? È fatta così, semplicemente è stata, vabbè, la figura non è venuta perfetta, è stata traslata e poi viene anche traslata e poi ancora traslata. Allora, come vedete, tra meno 1 e 1 le mie funzioni, se io prendo una striscetta di ampiezza epsilon attorno al limite che fa 0, definitivamente stanno in quella striscetta. Questo si può dimostrare facilmente in maniera anche algebrica. Però lo vedete benissimo, perché questa funzione per n che va da 2 in poi è una funzione comunque che prima, che fino a 1 sta salendo ed è positiva, quindi basta valutare il valore della funzione in 1, quello è il massimo e quello deve andare a 0, ma le funzioni in 1 vanno a 0, per cui nel punto 1 le funzioni vanno a 0, quindi la distanza infinita di f con n da f è esattamente f con n di 1, f con n di 1 va a 0 e quindi questo dimostra la convergenza uni. Adesso andiamo a vedere l'esempio 4. Anzi, 4 mettiamo qua. Allora, tra meno 1 e 1 com'è fatto? Innanzitutto è una funzione pari, poi è, vabbè, se n uguale a 1 è la funzione valore assoluto, se n uguale a 2 è la funzione che ha per grafico la parabola, diciamo la parabola quella più famosa, y uguale a x quadro, poi c'è y uguale a x cubo, y uguale x alla quarta, vabbè, farlo a mano diventa difficile, però che succede? Quando n tende a infinito, che succede? No, non sempre. Il limite vale. Uguale a 0 quando il modulo, quando il valore assoluto di x è minore di 1. Se la base è minore di 1, a elevato a n, se la base la chiamo a, a elevato a n tende a 0. Ma se il valore assoluto di x è uguale a 1, quanto fa? Fa 1. Lo vedete qua? Vedete che questi due punti sono sempre bloccati? Passa sempre. Allora, cancelliamo un attimo f1, f2, f3, f4. Scriviamo il grafico di una f con n molto grande. Come sarà fatto il grafico di una f con n molto grande? Sarà una roba così. Qua sarà molto vicino a 0.
ma questo grafico è una funzione continua, è il grafico di una funzione continua. Questo grafico deve arrivare al punto 1,1 per esempio. La striscetta qua ci arriva al punto 1,1, no, arriva al punto 1 epsilon. Quindi siccome questo punto sta fuori dalla striscia, il grafico deve uscire fuori dalla striscia. Che significa? Che questa convergenza qui, innanzitutto il limite non è più una funzione continua. Lo vedete? È una funzione che vale 0 dappertutto, tranne che sugli estremi dove vale 1. Ma oltre a questo, cosa abbiamo anche? Che la convergenza è puntuale, ma non è uniforme. È puntuale, ma non è uniforme. Andiamo a vedere l'esempio 5. Sono rimasti solo da vedere il 5 e il 2. Allora, andiamo a vedere l'esempio 5. F con n di x uguale arco tangente di nx. Ora, chi mi sa fare il grafico di queste? Allora, cominciamo con n uguale a 1, arco tangente di x. Grafico arco tangente, gli asinti sono questi. Ah no. Adesso arco tangente di 2x come fa? Poi naturalmente noi dobbiamo considerarlo sempre tra meno 1 e 1. Tangente di 2x come fa? Se vi ricordate, quando io faccio f di 2x è come prendere il grafico di f di x e schiacciarlo di un fattore 2. Arco tangente di 3x farà così, ok? E così via. Vediamo un po' dal punto di vista numerico che succede. Scrivo qua n, perché per non interferire con la figura. Quando n va infinito, quanto va questa quantità? Sempre tra meno 1 e 1, no, meno 1 perché ho fatto la figura stava qua, meno 1 a quanto tende a cotangente di nx? Ho fatto anche la figura, mo se mi dite una cosa sbagliata mi arrabbio. È n che va infinito, poi dovete moltiplicare x, poi dovete fare arco tangente. A quanto tende? Allora, vedi. Allora, i greco-mezzi quando? Ma non serve x uguale a 1, quando x è positivo. Se x è positivo, n per x va infinito. Ma se x è negativo, ecco, allora se questo è negativo tu moltiplichi per n positivo va a meno infinito, e allora quanto va? Se x è negativo, e se x era uguale a 0? N per 0 fa sempre 0, arco tangente di 0 fa 0, quindi sono tre casi diversi. Lo vedete che si vede pure sulla figura? Questo punto è bloccato, ci passano tutte. Qua se ti fissi su una certa x, fn di x va sempre a pi greco a meno pi greco mezzo, da quest'altra parte va sempre a pi greco mezzo. Solo che andiamo a vedere un po'
se la secondo voi la convergenza è uniforme o no? Allora, innanzitutto il limite com'è? Continuo o no? No! Peggio di prima, prima saltava solo sugli estremi, adesso è meno pi greco mezzi e 0 in mezzo. Quindi è pi greco mezzi per la funzione segno, che è una funzione disco. Ora, se la funzione limite è questa, se adesso faccio una striscetta, come è fatta la striscetta? La striscetta è una striscetta di qua, una striscetta di là, e poi ci sarebbe un segmentino qua, ma questo è proprio un segmentino, perché è la funzione meno epsilon e funzione più epsilon. Ora, al cotangente di nx, secondo voi, per quanto sia grande n, può vivere all'interno delle due strisce? No, deve andare in zero, e a un certo punto è uscita questa striscia e non c'è ancora arrivata in zero, quindi la convergenza non può essere uniforme. È chiaro? Ok, quindi noi abbiamo visto questi ultimi due esempi, è capitato che il limite puntuale non è continuo, le funzioni f con n sono tutte continue, il limite puntuale non è continuo, non è continuo è esattamente quando non va bene. Perché? Che vuol dire che non è continuo? Che una successione esce dallo spazio. Se noi vogliamo che lo spazio metrico sia completo, il limite della successione non deve uscire dallo. Però chi sono usciti dallo spazio? I limiti puntuali, non quelli uniformi. Infatti questo ovviamente è un limite puntuale, ma non è uniforme. Andiamo a vedere l'ultimo esempio, che è l'esempio 2. F con n di x, nx fratto 1 più n quadro x quadro. A quanto tende questo? A 0, sempre. Tende sempre a 0. Perché? Se x è diverso da 0, per n grande, questo lo potete trascurare, diventa 1 su nx e quindi tende a 0. Se x è uguale a 0, sopra avete 0, diviso qualunque cosa fa 0 e quindi tende a 0. Tuttavia, vediamo un po'. Facciamo, vabbè, il massimo, diciamo, tra 0 e più infinito di f con n di x. Faccio solo il massimo tra 0 e più infinito perché questa qua è una funzione dispari. Il minimo sarà meno il massimo, sarà nel punto opposto. Allora, cosa basta fare? Facciamo questa è la funzione che prima sale e poi scende, quindi facciamo la derivata. Allora, guardate, prendiamo questa funzione qua, g di y, g di t, chiamiamola g di t, uguale t fratto 1 più t uguale. F con n di x non è altro che g di nx, o no? Se io metto nx al posto di t, allora cominciamo a fare il massimo di g di t tra 0 e più infinita. Allora facciamo g' di t, 1 più t quadro, quadro, qua viene 1 più t quadro meno 2t quadro, quindi viene 1 meno t quadro fratto 1 più t quadro, quadro. Questo è uguale a 0 se e solo se
uguale a più o meno 1. Nel punto 1 c'è il massimo e nel punto meno 1 c'è il minimo. Quindi il valore massimo di g di t quant'è? È g di 1 che vale 1/2. Questa funzione, se fate il grafico di questa funzione, questa funzione va così. Oscilla tra meno 1/2 e 1/2. Ok? Ma adesso questa è la funzione g di t, cioè f di x. F1 di x è uguale a g di x. Adesso se faccio la funzione f di 2x, come sarà fatta? Sarà fatta così. Beh, se, senza fa, se n è molto grande, diciamo, sarà fatta così. Se n, vabbè, qua n sarà un quinto, sarà 5. Però se faccio gli altri, se metto 1 qua, questo sarà circa, il massimo sarà circa un quinto, questo sarà circa 5. Ah, ok, croce. Allora, però il massimo sarà sempre 1/2 e il minimo sarà sempre meno 1/2. Allora, che succede? Che qual è la distanza? La distanza infinito tra la funzione f con n e 0, chi è? È il massimo tra meno 1 sull'intervallo meno 1, 1 del valore assoluto di f con n di x, ovvero sia il massimo tra 0 e 1 di f con n di x. È inutile fare il valore assoluto, quando avete la funzione dispari considerate solo la funzione tra 0 e 1 e fate il massimo. Ma quel massimo abbiamo visto che sarebbe 1/2. Che vuol dire? Che la convergenza non è uniforme. Cioè, se io prendo una striscetta qui, basta che epsilon sia minore di 1/2, questo si comprime solo così. Questa qui diventa una spacchia, cioè diventa una zona dove la funzione sale e scende rapidamente, però arriva sempre 1/2, quindi esce sempre dalla striscia. Quindi stavolta il limite puntuale c'è, fa 0, è pure continuo, ma la convergenza non è lo stesso, non è uniforme. Questo perché? Perché ci sta un teorema che dice che il limite uniforme, se ho un intervallo AB, il limite uniforme di funzioni continue è una funzione continua. Ok? Ma questo che dice? Questo teorema cosa dice? Dice sostanzialmente, vabbè, questo teorema ancora lo dobbiamo dimostrare, però cosa dice? Dice che il nostro spazio è completo. Se ho una successione uniforme, allora, una successione di funzioni continue che sia di Cauchy rispetto alla distanza di infinito è di Cauchy anche, diciamo, x per x, ma una successione numerica di Cauchy converge puntualmente, quindi il limite puntuale almeno c'è. Allora, se il limite puntuale c'è, bisogna vedere però se sta ancora, se è ancora una funzione continua, perché se non è una funzione continua siamo usciti dallo spazio e quindi il nostro spazio non è completo. È come quando avevamo i razionali, facevamo i limiti e potevamo trovare i numeri irrazionali e quindi i razionali non erano completi.
Invece se io dimostro che il limite uniforme di funzioni continue è una funzione continua, vuol dire che il nostro spazio è completo. E perché? Allora quegli esempi cosa sono serviti? Vedevate che ogni volta che c'era la funzione limite uniforme, le funzioni erano continue, il limite era continuo? Quando invece il limite era puntuale sì, ma uniforme no. Ci sono due esempi in cui il limite ci è venuto discontinuo e un esempio in cui è venuto perché se il limite è puntuale sì, ma uniforme no, il teorema non lo possiamo applicare e quindi il limite può fare, come al solito, quello che gli pare. Certe volte è continuo, certe volte no. È chiaro il discorso? Vabbè, fatemi vedere a che ora stiamo. Allora, penso che ce la facciamo, non stai tenendo. Non stiamo a tenere e poi facciamo la pausa. Allora. Facciamo il teorema e poi facciamo il corollario del nostro spazio di computer. Allora, teorema. Prendiamo f con n, una successione di funzioni contenuta in C con 0 di AB. Per adesso non specifichiamo il codominio, il teorema vale anche in generale, anche quando il codominio è. Potremmo anche mettere il codominio CD, ma non serve. F con N convergia F uniformemente. O scrivo uniformemente qua, o ci metto di infinito qua sopra la stessa cosa, come simbolo. Si può anche scrivere così, limite di infinito f con n f uguale a 0, oppure si può anche scrivere così, f con n converge a f rispetto alla distanza di infinito. O scrivo così, o scrivo così, o scrivo così, è la stessa cosa. In genere si usa scrivere così, qua si scrive puntuale, se la convergenza è puntuale, uniforme, se la convergenza è puntuale. Tesi f è c0 di AB. Dimostrazione. La dimostrazione non è difficile, si fa sia epsilon maggiore di 0. Esiste un indice ni tale che allora, prima di cominciare con epsilon, basta, osserviamo che basta mostrare che F è continua in x con 0 appartenente da B. Per quale motivo? X con 0 non è un punto generico, non è un punto opportuno. Se io dimostro che è continua in un punto di AB, poi il punto lo faccio variare, quindi è continua in tutti i punti di AB, allora la funzione è Q. Adesso dico sia epsilon maggiore di 0, esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, vedete come è già uniforme, poi non ho nominato x, implica f con n di x meno f di x minore di epsilon terzi per ogni x appartenente ad A. Oh, qua va bene se ci mettete 10, potete mettere pure 5, 7, basta che sia da 3 in su. Se vi dà fastidio il 3 perché qualcuno si confonde tra epsilon e 3, allora metteteci epsilon quinti, tanto funziona uguale. Ok,
Adesso io cosa so? So che le funzioni f con n sono tutte continue, in particolare anche la funzione f con n. Quindi esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, allora f con n di x meno f con n di x con 0 è minore di epsilon terzi pure lui. Io ho fissato epsilon, epsilon è fissato. La funzione è continua, per ogni epsilon, non considero epsilon, considero epsilon terzi, c'è un delta tale che. Allora adesso andiamo a vedere quanto fa f di x meno f di x con 0. Questo è uguale a f di x meno f con n di x più f con n di x meno f con n di x con 0 più f con n di x con 0 meno f di x con 0. Guarda su. Ho aggiunto e sottratto questa quantità, ho aggiunto e sottratto quest'altra quantità. Per la disuguaglianza triangolare, se passo ai valori assoluti, che succede? Diventa minore o uguale. Ma adesso questo è minore di epsilon terzi. Questo pure, perché valeva per ogni x, quindi valeva tanto in quest'x che è generico, ma anche in x con 0. E questo pure, perché sta scritto qua sotto. Quindi il tutto è minore stretto, ciascun pezzo è minore di epsilon terzi, i pezzi sono 3, 3 epsilon terzi fa esattamente epsilon. Cosa ho dimostrato? Che per ogni epsilon maggiore di 0 ho trovato un delta maggiore di 0 tale che quando x meno x con 0 è minore di delta, allora questa quantità è minore di epsilon, che è esattamente quello che dovevo dimostrare. Capisco che, diciamo, questo tema è un attimino più. Oddio, sono tre righe, non è che stiamo a parlare di un teorema di 50 pagine. Ieri sera a Commegno, all'undicesimo seminario, stavano dicendo, beh, questo qua sta, bisogna dimostrare queste due cose, beh, la prima parte sono 23 pagine. La seconda parte però era solo mezza pagina. Però non è che l'ha fatto la dimostrazione, cioè. Però per far capire che le due cose non erano della stessa difficoltà, detto, questa purtroppo sono 23. Ok, quindi cosa abbiamo dimostrato? Che il limite uniforme di funzioni continue è una funzione continua. Adesso voglio fare il corollario, fatemi finire questa cosa qui e poi ci riposiamo. Corollario lo faccio qua sopra, che ci dovrebbe entrare. Faccio una bella linea così non ci confondiamo. Allora, il corollario è già sto scritto qua, cosa quello che dobbiamo scrivere. Scrivo corollario. Questo qui è uno spazio metrico completo. Allora, sia f con n una successione contenuta in vabbè x che chiamiamo solo lo spazio, questo qua naturalmente la distanza è quella lì, questo lo chiamiamo x, sia f con n contenuta in x, dico sci
di crocino. Quindi forse era meglio che x lo lasciavo come era scritto prima, perché dico sci rispetto a che? Rispetto alla distanza che c'è su x, quindi rispetto alla convergenza uniforme. In particolare, che questo che vuol dire? Vuol dire che la distanza infinito di f con n da f con m tende a 0 quando n ed m vanno a infinito. In particolare, f con n di x al variare di n, dove è contenuta questa fin? Vediamo se ci avete capito qualcosa. Ci state a capire qualcosa. Questi valori qua dove stanno? Dov'è il condominio? Stanno in CD. E questa qua pure è di Cauchy. Pure questa è di Cauchy. Di Cauchy come numeri reali. Cioè f con n di x meno f con m di x tende a 0 nm. Questa distanza è il massimo di questi valori qua. Quindi anche uno di questi valori qua deve pure tendere a 0. Ma una successione numerica di Cauchy contenuta in un intervallo è chiuso, è convergente. R è uno spazio numerico completo, e anche un intervallo chiuso è uno spazio numerico completo. Quindi f con n di x tende a f di x puntualmente, punto per punto c'è un limite, questo limite dipende da x e lo chiamiamo f di x. Ma noi cosa abbiamo dimostrato? Questo limite, siccome la successione di Cauchy, allora io sapevo f con n di x meno f con m di x è, diciamo, tende a 0, ma questo come tende a 0 non dipende da x, cioè è uniforme. Quindi anche il massimo su AB, questa roba, tende a 0. Passate a lì, fate tendere una delle due a f. Allora cosa rimane? Rimane il massimo, scusate che qua c'è poco spazio, su AB di f con n di x meno f di x, questo massimo pure tende a 0. Cioè, in poche parole, se questa era minore o uguale di epsilon, facendo tendere infinito, questa è ancora minore. Se era minore di epsilon, qua viene minore o uguale di epsilon, ma in ogni caso tende a 0. E questo che vuol dire? Vuol dire che f con n converge a f uniformemente. Ma se ci converge uniformemente, sotto abbiamo dimostrato che il limite uniforme di funzioni continue, allora questa è una funzione che ha tutti i valori in CD, che è continua, quindi è una funzione che sta nello stesso spazio dal quale siamo partiti. Quindi lo spazio è uno spazio numerico completo. Fine della trasmissione. Adesso ci riposiamo quei 10 minuti.